Quante volte ti è capitato di fare qualcosa per l'ultima volta? Questo è uno dei pensieri più ricorrenti nell'ultimo periodo ed è la domanda principale che mi sto ponendo questa settimana, perché ultimamente è successo più di una volta che una persona a me cara finisse in condizioni particolari, in pronto soccorso e ricevessi quella chiamata in cui poi vai angosciato non sapendo che cosa aspettarti. E poi io stessa questa settimana devo affrontare un piccolo intervento e per quanto sia una cosa semplice e piccola da affrontare, so che poi ci saranno delle cose da gestire, un dopo l'intervento, un periodo di convalescenza e un periodo in cui la mia routine verrà quasi completamente ribaltata, perché la routine è fatta di cose piccole, di quelle piccole abitudini che ogni giorno facciamo meccanicamente senza pensarci troppo, perché così siamo abituati a fare, perché così ci piace vivere e di base il cervello umano funziona così, tende un po' a semplificare per potersi dedicare a cose un po' più importanti, tipo sopravvivere. E quindi queste piccole cose che sono abituata a fare e che non potrò fare per almeno un po' di tempo, è come non poterle più fare per sempre. Lo so che è un po' assurdo, perché se ci penso non è così, so che passerà questo momento, tornerò a fare le cose che facevo prima, farò cose ancora migliori magari, chissà. Però per il momento è come abbandonare un po' questa vita. E ammetto che non è facile, mi sta dando del filo da torcere perché io sono ormai, non mi ricordo nemmeno se sono 6 o 8 anni che mi alleno con regolarità. Non mi ricordo se ho iniziato nel 2016 o 2018, forse 2016, dovrei andare a controllare. E periodi così lunghi, più di una settimana o due in cui non mi sono allenata, non ci sono più stati. Per cui l'idea di non allenarmi per un mese mi mette un po' in crisi. Probabilmente potrò fare qualcosa di diverso, ma non so bene ancora cosa. E la cosa mi mette un po' in crisi. Sono tante cose piccole come questa, come anche banalmente fare dei piccoli movimenti con il proprio corpo che normalmente fai senza pensarci troppo e poi ritrovarsi a non poterli più fare. Oppure andiamo per cose più importanti come vuoi salutare una persona? Che segno vuoi lasciare nel mondo? Come vuoi essere ricordato? Perché è vero che quando sarai polvere o coperto da 2 metri di terra non te ne importerà niente, e comunque in qualche modo vuoi, perlomeno io vorrei lasciare qualche cosa di bello dietro. E adesso potrebbe sembrare un po' drammatica la cosa perché da un piccolo intervento sto andando a riflettere sulla mia legacy, su cosa voglio lasciare di me quando non ci sarò più, ma il punto è proprio quello. Riflettere su questa piccola cosa che devo affrontare mi ha fatto realizzare in maniera proprio bam, così, che ogni istante che viviamo è come se fosse l'ultimo, perché non lo sai se attraversando la strada ti succede qualcosa, non lo sai se metti male il piede e cadi
cadi e non ti rialzi più, non lo sai cosa può succedere, non lo sai se rivedrai più una persona, un luogo, se potrai ancora fare un'altra volta la stessa esperienza, che poi l'esperienza non è mai la stessa, però rifare la stessa cosa, mangiare lo stesso piatto un'altra volta, tante di quelle cose che rendono la vita di noi esseri umani quella che è, sono tutte cose che potenzialmente facciamo per l'ultima volta, ogni volta che le facciamo, e questa cosa mi sta facendo esplodere il cervello. E allo stesso tempo mi dà una carica incredibile, perché questa settimana, sapendo che è l'ultima settimana in cui mi sto mi posso allenare per come sono abituata a farlo, ho dato del mio meglio e mi sto cercando di portare avanti con tante di quelle cose che poi so che non potrò più fare per un po' di tempo, che non mi sembra vero. Non mi sembra vero delle forze che uno può tirar fuori quando è nella condizione di pensare: dopo non potrò più farlo. Se io mettessi la stessa carica sempre, tutti i giorni, in ogni cosa, dove potrei arrivare? Queste sono delle domande senza una risposta, ma con un ampio potenziale. E quello che vorrei fare è prendere questi insegnamenti che questo particolare momento nella mia vita mi sta dando e portarli avanti come spinta per le cose che devo vivere, le cose che devo fare, e per affrontare in un modo diverso la mia quotidianità. Oggi sono qui che sto cercando di rimettere insieme la mia vita, perché gli ultimi 2 mesi sono stati parecchio distruttivi, tra trasferte e vari avvenimenti poco gradevoli. Sono un po' stata sballottolata e mi ritrovo con tante di quelle cose da fare che non so da dove cominciare. Allora comincio dalle più urgenti, quelle che proprio bussano alla porta per la terza volta, perché le ho rimandate talmente tanto che adesso le devo fare. Quindi adesso sto facendo un po' di carte, documenti, pratiche. Per me zero di questo è per me, questa è la cosa bella, sono ironica ovviamente, ma vabbè. Però vorrei fare anche delle altre cose per me, perché praticamente sono in partenza, vado a trovare mia mamma, quindi torno dopo 3 anni di nuovo in Moldavia, e oggi devo fare la valigia, devo fare un po' il punto di quello che mi manca, e vorrei andare a fare delle compere per la mia fantastica cucina, perché il discorso della cucina si sta allungando parecchio. Tra l'altro, ragazzi, siamo al 22 di ottobre e fuori c'è un sole splendido, quindi ho spalancato tutto, ho fatto 2 mega lavatrici, ho spalancato tutto, è bellissimo, per quello sentite il rumore delle macchine. Comunque vorrei fare un piccolo upgrade a questa cucina molto basic per rendere la mia vita un po' più semplice. Quindi non so bene dove mi porterà, perché non ho un piano ben chiaro per oggi, però so che voglio fare un paio di compere e appunto implementare la mia zona cucina per permettermi di avere dei pasti caldi con meno difficoltà di quanto sto facendo in questo momento. Quindi il piano è questo, adesso finisco di fare un po' di cose urgenti e poi andiamo a fare un po' di shopping. Hello! Questo è il giorno dopo il mio intervento. Sta andando molto bene, devo dire, perché
sento meno dolore di quello che pensavo. In realtà, se sono a riposo, non sento alcun dolore. Sono sicuramente un po' debilitata e ho tutti i muscoli un po' tesi perché ho tutti i movimenti controllati per evitare di fare movimenti bruschi e strapparmi i punti, però a parte questo va tutto benissimo, è meglio di quello che pensavo. In chiusura di questo video, un po' così, un po' tipo lezioni di vita, un po' unboxing. Apriamo un po' di ordini insieme. Tra questi c'è ovviamente un ordine Pharma perché è una cosa ormai abituale da queste parti. In vista della stagione fredda, ho ricomprato gli integratori Aesthetic Formula di Solgar. Sono degli integratori per i capelli e per la bellezza delle donne in generale. Quindi capelli e unghie, perché ultimamente me ne stanno cadendo tantissimi di capelli, tanti, tanti, tanti. Devo fare qualcosa, quindi ho deciso di riprendere questo integratore che ha funzionato davvero bene. Poi ho ripreso la crema mani Rilastil, ho ripreso la crema viso sempre Rilastil Hydro Tenseur. No. Questo non è, beh, vado in automatico, no. Questo non è il mio hydrotensor, questo è il mio hydrotensor. Però, siccome ho comprato quello, la crema per le mani, mi hanno regalato un trattamento quotidiano viso-corpo tonificante, idratante ed emolliente che aiuta a mantenere il giusto grado di elasticità della pelle. Da provare. Probabilmente sul corpo, perché io per il viso uso cose molto molto particolari, però vi dirò come li trovo. Poi questa non mi ricordo di averla ordinata. È una crema Vichy, forse anche questo è un regalo. Una crema Vichy 50 SPF, 50 e più. Quindi è un fluido viso molto protettivo per le pelli grasse. Questo lo devo provare assolutamente perché io di solito evito di comprare prodotti con tanto SPF perché mi soffocano la pelle e la fanno irritare, mi fanno uscire un sacco di brufoli. Quindi devo provare questo e vedere come va. Poi ho ovviamente fatto scorta di Inofert per l'ovaio policistico e penso di non avervi fatto vedere due prodotti che ho comprato e che sto amando davvero tanto. Un attimino. Qualche settimana fa stavo andando in trasferta e non avevo più neanche un goccio di crema, né quella del giorno né quella della notte. Quindi mi sono fermata da DM in stazione centrale e ho comprato due creme barra trattamenti. Ho comprato una crema antirughe illuminante del marchio Acqua alle Rose, ha un SPF 20, non ho più la scatola, però mi ricordo che è anche dotato di protezione solare, ha un profumo squisito, è proprio buonissimo, buono, buono, buono. E cosa positiva, va bene per la mia pelle. Lo sto già usando da un bel po' e mi sto trovando da Dio. Questa la sto usando per il giorno. Per la notte invece, perché settembre ha lasciato su di me degli strascichi veramente importanti, sto usando questo prodotto qua, sempre di Acqua alle Rose, ed è un trattamento, un siero in crema purificante. Quindi è un siero astringente con acido glicolico che purifica la pelle grassa e con imperfezioni. Ora, la sto usando tutte le sere perché non avevo ancora comprato tutte le creme giuste, non avevo il mio hydrotensor, però adesso che ho le altre creme alternerò perché anche esagerare con lo stesso prodotto non va bene. Poi
due altre scatole, o altre due scatole, comprate su Amazon. L'altra non riesco a tirarla su perché pesa, e le apriamo insieme. Siccome adesso la cucina tarda ad arrivare in questa casa, ho deciso in qualche modo di implementare la mia cucina, quella che ho adesso, e ho comprato un paio di cosine. Allora, ho comprato finalmente un bollitore di tutto rispetto, ed è un bollitore di Russell & Hobbs. Questo marchio mi piace davvero tanto, ho anche la macchina per il caffè americano e il tostapane. Purtroppo, o per fortuna, ho smesso di bere il caffè, quindi la macchina del caffè americano per il momento non è utilizzata, ma magari più avanti comprerò la cicoria o mi farò direttamente le tisanine, non lo so, vedremo. Gli infusi, quelli con le foglie, può stare. Però intanto volevo evitare di utilizzare tutti i giorni normalmente il bollitore da viaggio, perché il bollitore che ho io da viaggio è quello che si ripiega su se stesso, diventa quasi un panino, però è in silicone e in qualche modo durante ogni bollitura rilascia un po' di microplastiche e non va bene. Finché lo usi un paio di volte in viaggio per quando vado in trasferta ci sta, ma così tutti i giorni ho pensato che non fosse una cosa proprio giusta da fare, poi lo distruggo anche perché non è fatto per essere usato tutti i giorni, più volte al giorno come faccio io. Quindi ho comprato un bollitore degno di essere definito tale, è bellissimo, è tutto acciaio spazzolato, è stupendo, è di dimensioni proprio giuste per me, un litro basta e avanza, perché anche se volessi bere una tisana in compagnia posso fare fino a 4 tazze, sì, 250 ml. E poi la cosa positiva è che comunque in qualche modo filtra anche il calcare, cosa che il mio bollitore da viaggio non fa. Per cui questo è il mio primo acquisto. Ci voleva. Poi ho comprato un'altra cosina. Cosina è una parolina un po' riduttiva da usare. Questa sarà la svolta per me. Non so come tirarla su, ragazzi. Adesso proverò. Mi aiuterò con ogni muscoletto così che nulla soffra troppo. Allora, una scatola giga. E dentro c'è una friggitrice ad aria. Mi sono abbandonata a questa pazzia, è sempre marchio Russell & Hobbs e dovrebbe essere fighissima. Eccola qua, è una friggitrice con 10 programmi già preimpostati, tra cui anche le uova, ed è stata una delle cose che mi hanno spinta a comprare proprio questo modello. Modalità scongelamento e modalità disidratazione, perché vorrei provare a fare la frutta essiccata a casa, tipo fettone di mango e di ananas, e poi la vorrei usare per scaldare e cucinare. E ho pensato che questa potesse essere una soluzione perfetta. Ho valutato ovviamente tra diverse cose, microonde e fornettino, e la scelta è ricaduta sulla friggitrice perché il microonde non fa le cose che fa un forno, il fornetto fa le cose che fa un forno e anche quelle che fa un microonde, però una volta che hai la cucina diventa una cosa inutile.
mentre la friggitrice ad aria è un elettrodomestico che servirà sicuramente anche dopo, e quindi ho preferito prendere questo. È abbastanza capiente, è un 8 litri, non l'ho preso piccolissimo perché appunto è l'unico elettrodomestico che mi permetterà di prepararmi dei pasti caldi, e quindi ho preferito scegliere una cosa dignitosa. Adesso la voglio anche provare, non so se ho il tempo per farlo, forse sono un po' tirata, vediamo se riesco. Preparo qualcosa e lo starete vedendo sullo schermo in questo momento, che si tratterà banalmente di scaldare una zuppa, una crema di verdure, perché finora le ho scaldate dentro la macchina da caffè americano. Quante cose ci si possono inventare per trovare una soluzione. Io continuo a meravigliarmi. Comunque, direi che è tutto per oggi, è tutto per questo video. Io sono quasi pronta per partire. Ho quasi preparato la valigia, motivo per cui non so se riuscirò a farvi vedere altro. E devo andare a buttare praticamente tutto dentro, poi stasera voglio uscire. Esco e vado a vedere un film all'Armani Silos. Ne ho già visto uno l'altro ieri. Ho visto Casablanca e oggi vado a vedere Il Viale del Tramonto. Non avevo ancora visto nessuno dei due film e volevo vederli perché sono delle pietre proprio dentro la cinematografia mondiale. E quindi sono andata a vederlo, quello di mercoledì, e oggi ne vado a vedere un altro. E sarà faticoso, non sarà facile, però non voglio più buttare la mia vita e dire quando le cose andranno in questo modo, quando sarò così, vivrò o farò quella cosa che mi piace fare. No. Quando ho la possibilità la faccio e fine. Non voglio più aspettare, perché veramente avevo detto ad agosto mi dedico 2 mesi al lavoro intenso, quando avrò finito mi divertirò a fare un sacco di cose che tutto questo tempo, a parte che ho rischiato la vita proprio l'ultimo giorno di lavoro, dettagli, mi sono proprio vista tutta la vita scorrere davanti agli occhi. Poi sono tornata a casa mega influenzata e poi ho fatto anche l'intervento, quindi ciao. Cioè, sono proprio messa malino, ma mi riprenderò. E nel mentre continuo a vivere la mia vita, perché così mi piace fare. Basta, ora sono un po' provata perché sono anche andata a fare un video, a filmare un self-tape per un casting, che ovviamente ti chiedono così nel giro di pochissimi giorni, devi mandare tutto e non ho avuto altra scelta, però sono soddisfatta perché mi sto dando da fare e questo mi fa stare molto molto bene. Basta, è tutto per oggi, è tutto per questo video. Io domani parto per la Moldavia, vado a trovare mia mamma, per cui vi saluto. Vi mando un mega abbraccio gigantesco e ipercoccoloso, perché sto indossando un maglione morbidosissimo. Mi raccomando, ci vediamo nel prossimo video, ma fino ad allora prendetevi cura di voi. Ciao!